Questa assemblea oggi darà un mandato pieno e importante alla costruzione di una coalizione civica a Franco Micheli. Ne discuteremo, ovviamente è un mandato che dovrà tener conto delle esigenze di tutti i partiti, del campo largo nel quale noi crediamo, e poi toccherà a Franco Micheli sciogliere la riserva. Noi oggi ci poniamo come obiettivo un obiettivo ambizioso. Partendo dall'unità dei progressisti e dei riformisti, chiediamo anche alle forze politiche che credono nel progetto per il 2023, al quale Letta crede, di unirsi intorno ad un progetto che faccia di Palermo la capitale del Mediterraneo. I patti politici si fanno con gli elettori, toccherà a Franco Micheli valutare le proposte delle forze politiche. Il PD questa sera farà le proprie proposte e le metterà sul tavolo di Micheli, così come ha fatto il Movimento 5 Stelle qualche ora fa, così come hanno fatto gli altri movimenti. Poi toccherà a lui tirare le somme, sciogliere la riserva, anche in funzione di quanto allarga. Io penso che nella città possa allargare molto, se poi quell'allargamento coincide anche con le forze politiche, questo lo vedremo. Non sempre le forze politiche coincidono con gli elettori. Quindi ci possono essere nuovi ingressi rispetto a quelli che già sostengono Micheli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Per esempio più Europa, Italia Viva? Non lo so, questo lo vediamo. Io oggi ho parlato con tutti e so che c'è grande sensibilità verso questa grande coalizione che stiamo costruendo, che in questo momento è l'unica coalizione vera che può essere costruita a Palermo. Ovviamente siamo ancora nella fase della proposta, poi quando Micheli scioglierà la riserva tireremo le somme tutti insieme. Non c'è la terza via, ed è quello che vorrei dire soprattutto a chi, pensando di collocarsi al centro, aspetta di decidere. Non si decide, si decide oggi, si decide oggi il futuro di Palermo, si decide dal futuro di Palermo quello della Regione Sicilia, e ne abbiamo bisogno perché è disastrosa l'amministrazione Musumeci, ne ha bisogno il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno senza la Sicilia è monco, lo dico da meridionalista convinto, da meridionale convinto e da pugliese innamorato della Sicilia. Noi stiamo camminando senza un arto importante, forse il più importante del Mezzogiorno. Questa è una città che ha bisogno di tornare ad essere il punto di riferimento del Mezzogiorno, la capitale naturale del Mediterraneo, e per farlo deve guidare un processo politico. E siccome su PNRR i soggetti attuatori per 66, 67, 68 miliardi sono i comuni, beh, i prossimi 5 anni pensare che la guida possa essere di un partito sovranista che vuole i fili spinati, che non crede nell'Europa, che indebolisce l'Italia in Europa, io penso che questa sia una cosa che la città di Palermo con la sua storia non può permettersi.